Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Nel vivace mondo della televisione, poche storie catturano la curiosità del pubblico come l'inaspettata ascesa al trono di Ida Platano in Uomini e Donne. Questo inatteso sviluppo ha scatenato una valanga di domande, con molti che si sono rivolti al suo ex compagno, Alessandro Vicinanza, per una sua reazione. Rompendo il silenzio, Vicinanza ha condiviso la sua prospettiva in seguito all'annuncio del ritorno di Platano nello show. La loro rottura, precedentemente liquidata in fretta e senza spiegazioni, è stata ora messa in discussione. Nel suo video di presentazione, Platano ha dichiarato: "Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone. Sono nuovamente single, dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno, sono molto romantica. Una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa. Le sue parole, voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta, non sono passate inosservate, come dimostra un commento lasciato sulla pagina Instagram del programma. Questa donna è in questo programma da anni con risultati fallimentari. È possibile che, Uomini e Donne, sia per lei l'unico modo per innamorarsi?" Alessandro Vicinanza non è rimasto a guardare e ha risposto indirettamente attraverso i social media. Con una storia su Instagram, ha condiviso un video di sé mentre canta "Pensi che ti abbia tradita" e "Ai miei piacciono i tuoi", lasciando intendere che non si ritiene responsabile della fine della loro storia. Ha poi concluso con un saluto che sembra un chiaro riferimento a Ida: "Buongiorno belli miei", suggerendo che ci sia ancora molto da scoprire sulla loro relazione. Questo scambio di dichiarazioni ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla narrazione di Uomini e Donne, un programma che continua a esplorare le sfaccettature dell'amore e delle relazioni sotto l'occhio attento delle telecamere. Mentre Ida Platano procede nel suo percorso televisivo, il pubblico rimane in attesa di scoprire la prossima svolta in questa intrigante vicenda d'amore.